Siamo puntuali, veramente. Possiamo cominciare. Intanto buonasera a tutti e grazie di essere presenti. Ovviamente il ringraziamento va in modo particolare al nostro consorzio Diego Marconi che ci intratterrà sulla competenza lessicale e il cervello, una questione minima come si può immaginare dal titolo. La piazza di Torino, Diego Marconi, non ha bisogno di presentazione, ma se per avventura un viaggiatore, avendo perso le coincidenze, Porta Nuova, fosse passato di qui, posso ricordare che Diego Marconi, e mi piace ricordare soprattutto questo, ha studiato con Luigi Parisò, che è stato anche mio professore prima della guerra pubblica, e ha studiato poi, ha completato i suoi studi a Pittsburgh, dove ha scritto la sua tesi di dottorato su Hegel. È noto per i suoi contributi su Wittgenstein, che sono partiti dalla tesi di laurea, ed è stato uno tra i primi filosofi, non storici della filosofia, ma bisogna dire filosofi, a promuovere la collaborazione tra filosofi e informatici con un occhio di riguardo particolare alle questioni linguistiche. L'analisi del linguaggio è stato uno dei cavalli di battaglia di Diego Marconi, che ha insegnato a tener conto di più discipline contemporaneamente e soprattutto ha insegnato a ricavare il massimo dai rapporti di queste due discipline. Io mi limito a ricordare Filosofia e Scienza Cognitiva, la terza 2000, e soprattutto i suoi studi sulla filosofia analitica. Lui è membro fondatore dell'European Society for Analytic Philosophy. Il suo libro più recente è Per la verità, relativismo e la filosofia, ma sicuramente non sono aggiornato all'ultima pubblicazione. Ovviamente lui insegna filosofia del linguaggio presso l'Ateneo Torinese. Una volta si sarebbe detto presso la facoltà di lettere e filosofia, ma voi sapete, le facoltà si sono estinte senza un momento, tutto sommato, come la caduta dell'impero romano d'Occidente, quindi lavora presso il Dipartimento di Filosofia. È con infinito piacere che lo ringrazio ancora di essere qui intervenuto e gli cedo la parola. Prego. Grazie mille per questo invito. Mi si sente? Grazie. Allora, la competenza lessicale è il cervello. Il cervello, sapete che cos'è? La competenza lessicale è la capacità di usare le parole di una lingua conformemente a uno standard, per esempio di usare parola gatto in certe circostanze che sono diverse da quelle in cui è appropriato usare invece la parola cane oppure tavolo. Su quale sia la natura di questo standard e la sua origine si è sviluppata una piccola industria filosofica, non solo filosofica, di cui io non dico nulla, sono appunto che comunque lo standard ci sia. Io vorrei raccontare la storia di una ricerca svolta in piccolissima parte anche da me e in parte molto maggiore da molti altri sulla realizzazione del cervello della competenza lessicale, cioè la nostra capacità di usare in modo competente le parole anzitutto della nostra lingua madre. Fate sempre conto che quando parlo di parole della lingua madre del soggetto di cui si sta parlando, però la prenderò da abbastanza lontano, la prenderò da certi sistemi intesi come programmi che erano stati sviluppati soprattutto negli anni 70 e all'inizio degli anni 80, che venivano chiamati di comprensione del linguaggio naturale o più modestamente di elaborazione del linguaggio naturale. C'erano per esempio i traduttori automatici, che erano i più famosi tra questi programmi, ma c'erano anche sistemi capaci di rispondere in linguaggio naturale a domande in linguaggio naturale sul contenuto di un testo in linguaggio naturale. E c'erano sistemi che riuscivano a fare un riassunto di un testo, entrambi in linguaggio naturale. Questi sistemi
sistemi avevano dei limiti ovvi e del resto sempre dichiarati, per esempio avevano una copertura lessicale limitata, cioè potevano trattare testi o frasi composte di parole di un determinato insieme, che di solito era un insieme piuttosto piccolo. Le loro prestazioni non erano sempre quel granché, i loro riassunti erano così così, magari qualche risposta era sbagliata, e inoltre facevano una sola cosa, di solito erano o traduttori automatici o sistemi capaci di rispondere a domande, eccetera, eccetera, al contrario di noi che sappiamo fare tutte queste cose. E tuttavia non era per questi limiti che molti avevano l'impressione che questi sistemi non comprendessero davvero il linguaggio naturale. E lo si vedeva con maggiore evidenza se si provava a pensare a una forte idealizzazione di questi sistemi, cioè pensare ad un sistema che avesse un analizzatore sintattico perfetto, cioè fosse in grado di ricostruire la struttura sintattica di qualsiasi frase grammaticale della lingua italiana, una base lessicale, beh, non completa perché non ha senso l'idea di base lessicale completa, ma molto molto ricca, paragonabile a quella di un parlante competente, 20.000 parole, mettiamo, e un componente semantico capace di compiere tutte le inferenze di cui è capace un parlante umano di media cultura. Quindi, per esempio, data la frase ci sono quattro elefanti in salotto, un tale sistema sarebbe capace di inferire che ci sono quattro mammiferi in salotto, che c'è un numero pari di elefanti in salotto, che ci sono proboscidati in una stanza e persino che è probabile che i mobili del salotto si rovini. Non ci sono difficoltà di principio a sviluppare un sistema del genere, anche se ci sono enormi difficoltà pratiche, tant'è vero che non esiste un sistema che abbia queste caratteristiche. Eppure, se si pensa ad un sistema così, si ha l'impressione che anche in questo caso continueremo a dire che il sistema non comprende davvero. Perché? Allora, a questa domanda c'è una risposta ormai classica data da Searle nel 1980 commentando un esperimento mentale detto della stanza cinese. Adesso il disegnino è un po' piccolo, ma forse riuscite a vedere che quella è una stanza con dentro un uomo che è chiuso nella stanza e ha accesso al mondo esterno soltanto attraverso due fessure. Attraverso la finestrella di sinistra riceve dei fogli su cui sono scritti, se vogliamo, comunque incisi dei segni, delle sequenze di segni. Poi l'uomo nella stanza dispone anche, come vedete, di un grosso libro, chiamiamolo il manuale, dove a ciascuna delle sequenze di segni che gli arrivano dalla finestrella di sinistra corrisponde un'altra e una sola sequenza di segni. Cosa fa l'uomo nella stanza? Prende il foglio che gli viene porto dalla finestrella di sinistra, cerca nel manuale la sequenza corrispondente a quella che c'è su quel foglio lì, la scrive, la copia, no, su un altro foglio di carta e lo sporge fuori attraverso la finestrella. Ora risulta di fatto che le prime sequenze di segni sono domande in cinese e le sequenze corrispondenti nel manuale sono le risposte sempre in cinese a quelle domande in cinese. Quindi uno che guardi dall'esterno questo sistema ha l'impressione che quel che c'è nella stanza, qualunque cosa sia, comprende il cinese perché risponde correttamente in cinese a domande in cinese. Invece lo stesso ovviamente l'uomo nella stanza non comprende per nulla il cinese, non più di voi e io, se non sa il cinese e la maggior parte dei suoi lettori che sanno il cinese, io per esempio non so il cinese. Quindi si può dire tranquillamente, potete immaginare di essere voi l'uomo nella stanza cinese, capireste qualche cosa di quello che sta succedendo? No, non capireste niente. Ora, è ovvia l'analogia che Searle intende sviluppare tra la stanza cinese e un sistema computazionale, cioè un computer opportunamente programmato. Come l'uomo della stanza, così il sistema computazionale è un puro manipolatore di simboli, in virtù della loro forma grafica nel caso dell'uomo della stanza. I simboli manipolati
non acquisiscono significato per il fatto di essere manipolati, né hanno significato per il sistema per una via diversa. Dunque il sistema non comprende i simboli che manipola o genera, non più di quanto li comprenda l'uomo della stanza che non sa il cinese. Poi Searle dice che il problema è che il sistema non ha intenzionalità originaria, che vuol dire sostanzialmente che il sistema non capisce i simboli, ma è il programmatore che li capisce e li interpreta. Intenzionalità originaria, la quale secondo Searle deriverebbe dai poteri causali del cervello umano, cioè da certe proprietà naturali del cervello umano. Tutto ciò non è molto importante, non si capisce neanche tanto bene cosa voglia dire, ma non è questo il punto. Il punto è che per uno che abbia studiato un po' Wittgenstein come me, la reazione immediata a un rilievo come quello di Searle è padroneggiare un linguaggio, cioè avere competenza linguistica, non dovrebbe essere saper usare certi simboli, certi fonemi, certi grafemi, a seconda. Che cos'è la capacità di usare un linguaggio se non è la capacità di manipolare certi simboli? Searle ha ragione quando insiste sull'inadeguatezza delle manipolazioni del sistema, ma forse ha torto a estendere la critica a qualsiasi insieme di capacità di manipolazione. Quali sono le manipolazioni di cui il sistema, nella versione idealizzata che ho descritto un momento fa, non sa fare? C'è una risposta standard a questa domanda, che è: il sistema non conosce le condizioni di verità degli enunciati, cioè non sa dire in quali circostanze un enunciato è vero e in quali è falso. Ma questo a rigore non è corretto, perché se una situazione è presentata al sistema in un linguaggio che il sistema sa trattare, il sistema è in grado di stabilire se un certo enunciato è vero o falso in quella situazione, almeno nella misura in cui noi siamo in grado di farlo. Quel che non sa fare è, per esempio, rispondere a domande come: quanti elefanti ci sono in questa stanza in questo momento, se la stanza in questione non è descritta nel linguaggio, cioè non sa rispondere a domande che richiedano un accesso non linguistico al mondo. Questo può essere, come dire, sintetizzato, questo punto di vista che io vi ho appena presentato, insistendo sul fatto che quella che chiamiamo competenza semantica, in particolare diciamo il lato lessicale della competenza semantica, ha due aspetti. Da un lato include la conoscenza di relazioni tra parole, per esempio fa parte della competenza semantica, di questo lato della competenza semantica, sapere che per mangiare bisogna aprire la bocca, che per camminare bisogna muoversi, che i gatti sono animali. E dall'altro lato però la competenza semantica lessicale consiste anche nella capacità di applicare parole al mondo reale attraverso la mediazione della percezione, per esempio di obbedire a ordini come portami un cucchiaio, non una forchetta, di descrivere una persona che passa come uno che corre piuttosto che come uno che cammina, di riconoscere un gatto e chiamarlo gatto. Io ho chiamato il primo lato della competenza inferenziale perché è alla base caratteristicamente delle cosiddette inferenze semantiche, come l'inferenza da Torino a nord di Napoli a Napoli a sud di Torino. Uno che sa che cosa vogliono dire nord e sud sa che se Torino è nord di Napoli, allora Napoli a sud di Torino. Uno che non lo sa non sa fare questa differenza. Mentre ho chiamato competenza referenziale l'altro lato della competenza lessicale, che i filosofi tradizionalmente hanno chiamato riferimento, la relazione tra le parole e le cose, o le proprietà, o le classi che le parole delineano. Noi possediamo entrambi i lati della competenza, mentre il sistema, anche della versione italiana, ha soltanto competenza inferenziale, quindi la sua competenza semantica è incompleta e profondamente diversa da quella di un parlante umano. Noi, peraltro, noi esseri umani, possediamo le due competenze, i due lati della competenza, in misura variabile, no? Pensate ad uno scienziato libresco, uno scienziato che non si è mai mosso dal suo studio e ha studiato una certa farfalla.
L'ha studiata, vediamo, in un libro che aveva anche le figure, magari delle figure non bellissime, magari non erano con dei colori particolarmente vividi, no? Comunque lo scienziato, per quanto biblesco, conosce in maniera perfetta la descrizione di questa farfalla. Quando va nella giungla amazzonica è certamente capace di identificare la farfalla grazie alla sua descrizione, ma magari c'è un bambino che è cresciuto lì, no? Che ha giocato con quelle farfalle da quando è nato, che è molto più bravo a identificare quella farfalla e a chiamarla col nome che quella farfalla ha nella sua lingua. E così siamo noi tutti, eh? In certi casi abbiamo più competenza inferenziale, in certi casi abbiamo più competenza referenziale. Per esempio, molti di noi vanno per funghi, noi conoscono i nomi dei funghi, ma non conoscono invece, per esempio, la biologia dei funghi, la conoscono in misura minima, e magari sarebbero incapaci di dare una descrizione precisa di ciò che differenzia, che ne so, il Poletus pinicola dal Poletus sedilis. Invece magari poi sanno, quando li vedono, di ancora io vengo, e così via in moltissimi altri casi. Le due competenze, come vedo io, sono tolleranti ma indipendenti, ci sono, per dire, delle evidenze in questo senso. Questo per ragioni di principio e anche per ragioni di fatto, cioè che sono cooperanti ma in ultima analisi indipendenti, segue sia da considerazioni di principio che da considerazioni di fatto. Una importante considerazione di principio è quella che non si può imparare il cinese da un dizionario cinese monolingue. Anche se uno impara a memoria un dizionario cinese monolingue, non è in grado di imparare il cinese. Le relazioni inferenziali non forniscono conoscenza del riferimento. Uno può conoscere tutte le relazioni differenziali caratteristiche di una lingua, questo non dice di che cosa si sta parlando. Non solo, ma ci sono argomenti logici elaborati da vari filosofi che fanno vedere che, per ragioni logiche, nessun sistema di connessioni differenziali è in grado di determinare in modo univoco il riferimento delle parole. Lì è spiegato perché. E poi ci sono ragioni di fatto, come appunto l'osservazione che è possibile essere molto competenti su certe parole a livello differenziale, ma non referenziale, e anche viceversa. I filosofi, a partire da Frege nel lontano 1892, hanno introdotto concetti che in qualche modo alludono a questi due aspetti, trattati come aspetti non della competenza ma del significato. Per esempio, Frege parlava di senso e riferimento, più tardi Carnap ha parlato di intenzione e estensione. Per Frege, almeno in un'interpretazione di questo filosofo, che è stato variamente interpretato, per Frege il senso è un certo contenuto cognitivo associato ad una parola, cioè ciò che si conosce per il fatto di comprendere quella parola. Mentre il riferimento è ciò che la parola designa, il riferimento della parola Socrate, Socrate proprio lui, il riferimento di gatto, per Frege è il concetto di gatto, più tardi si dirà no, è la classe dei gatti, ancora più tardi si dirà no, è la proprietà di essere un gatto, comunque qualcosa di extralinguistico che sta nel mondo reale. Per Frege il senso determina il riferimento, cioè una parola si applica a qualcosa se e soltanto se quella cosa soddisfa le proprietà associate alla parola che costituiscono il senso di quella parola. Frege la vedeva così. Ma nel 1970 il filosofo americano Sir Critchley fece vedere che nel caso di molte parole, perlomeno, nessun contenuto cognitivo soddisfa questa condizione. Il senso non determina il riferimento. E da allora molti filosofi hanno cercato di formulare una qualche teoria del significato che tenesse insieme la dimensione cognitiva a cui alludeva il concetto di senso. Noi di fatto associamo alle parole e agli enunciati molte credenze che sembrano avere un ruolo essenziale nel nostro uso del linguaggio, e la dimensione referenziale, cioè il fatto che indipendentemente da quello che voi e io crediamo, possiamo avere in mente, possiamo pensare, la parola acqua si riferisce a tutto e soltanto a ciò che accadrà, diciamo così, che ci piacciono. E queste sono ricerche che ancora continuano, anzi sono in qualche modo il cuore della filosofia del linguaggio, diciamo classica, quella che oggi si chiama metasemantica,
A me interessano molto queste cose, ma ho scelto di occuparmi non del significato delle parole, ma della nostra capacità di usarle, cioè delle conoscenze e capacità che sono alla base di quello che appunto ho chiamato l'uso competente del linguaggio. Ora, questa distinzione tra inferenziale e referenziale, tra i due lati della competenza, di per sé si può dire, vabbè, può essere un modo utile di descrivere il nostro uso del linguaggio, ma certamente qui non c'è nessuna ipotesi di realtà cognitiva, cioè di realizzazione mentale di questa distinzione. Il nostro uso del linguaggio può essere descritto come se dipendesse da due sistemi indipendenti per un verso, cooperanti per altro verso, ma non è detto che sia così, no? Cioè che la distinzione abbia un qualche riscontro nella nostra mente o addirittura nel nostro cervello. Peraltro sono emersi alla mia coscienza, in particolare all'inizio degli anni 90, in realtà sono emersi molto prima, una serie di risultati della ricerca neuropsicologica sui deficit connessi a lesioni cerebrali, per esempio lesioni dovute a tumori, traumi, infarti cerebrali. Le lesioni cerebrali hanno varie origini, producono i deficit più diversi. Alcuni di questi deficit hanno questa caratteristica, che ci sono dei pazienti cerebrolesi che sono in grado di dare definizioni articolate, molto precise, di molte parole, ma non sono in grado di denominare oggetti, cioè per esempio di associare parole a immagini di oggetti. Non sono in grado di denominare quegli stessi oggetti che sono denominati da parole che non sanno definire in maniera perfetta. Adesso poi tra poco vedremo degli esempi in carne ed ossa di tutto ciò. Cioè, nella mia terminologia, questi pazienti avevano una buona competenza differenziale, mentre la loro competenza referenziale era più o meno gravemente danneggiata. Alla fine degli anni 90 si erano trovati, erano stati descritti molti casi di competenza differenziale preservata e competenza referenziale più o meno gravemente deficitaria, e invece soltanto alcuni casi complementari, cioè di competenza referenziale conservata e competenza inferenziale più o meno ridotta. Poi dopo gli anni 90 se ne sono trovati molti, per esempio Kemmerer, che ha fatto negli Stati Uniti una di queste ricerche che si possono fare negli Stati Uniti, cioè una ricerca su 226 pazienti con deficit linguistici di vario genere, ha trovato 14 casi di competenza referenziale buona e competenza inferenziale variamente deficitaria, perché Kemmerer usa questa mia distinzione, quindi va a cercare esattamente quella cosa lì, no? Cosa che per molto tempo non è stata fatta. Allora, bisogna sapere che i neuropsicologi parlano di dissociazione quando di due capacità possedute da soggetti normali una è conservata mentre l'altra è perduta. Prendete, non so, un caso tipico è la dissociazione tra riconoscimento di oggetti e riconoscimento di facce, riconoscimento di volti. Ci sono persone che conservano una piena capacità di riconoscere oggetti di uso comune, mentre perdono completamente la capacità di riconoscere le facce delle persone, compresa magari la loro madre, i loro figli e via dicendo. Un'altra dissociazione tipica è quella tra nomi propri geografici e nomi propri di persona. Si possono conservare i nomi propri geografici e perdere i nomi propri di persona, o viceversa. Si parla di dissociazione classica quando sia la conseguente terminologia di Tim Sherris, non è che sia calcolato, io semplicemente la uso perché sono abituato. Dissociazione classica se sia la conservazione sia la perdita sono complete, di dissociazione forte se c'è una forte differenza di efficienza tra le due capacità e di dissociazione debole se c'è una differenza piccola ma significativa di efficienza tra le due capacità. Si parla di doppia dissociazione quando ci sono sia casi in cui la capacità A è conservata e B è perduta, sia casi complementari in cui A è perduta e B è conservata, cioè pazienti che hanno A ma non B e pazienti. In un modello di tipo modulare, cioè in cui si immagina la mente come costituita almeno in parte da una serie di unità funzionali relativamente indipendenti l'una dall'altra, trovare una doppia dissociazione è una buona ragione per postulare l'esistenza di due moduli distinti del sistema.
Ma parlare di moduli, notate, non è parlare di aree cerebrali direttamente, no? Di aree cerebrali più o meno nettamente delimitate, cioè i moduli non sono pezzi di cervello, i moduli sono unità funzionali. La localizzazione di queste unità funzionali può anche essere, e in molti casi è probabile che sia, distribuita tra varie regioni e aree cerebrali, e la lesione di una qualsiasi di queste aree può determinare il non funzionamento o il cattivo funzionamento di un modulo che utilizza quell'area. E perciò non c'è corrispondenza univoca tra deficit e lesioni. Diverse lesioni possono produrre lo stesso tipo di deficit e una stessa lesione può determinare più deficit distinti se colpisce un'area che è utilizzata da più moduli. Sto sempre ragionando all'interno di un modello, appunto grosso modo modulare del sistema cognitivo e della sua realizzazione neurocerebrale. Ora, nel caso della dissociazione tra competenze inferenziali e referenziali, le dissociazioni osservate non erano quasi mai classiche, ma erano spesso forti, e qui abbiamo alcuni esempi. Un paziente descritto nell'87 che in un compito di denominazione di figure faceva il 73% di errori, mentre in un compito di accoppiamento di sinonimi, tipicamente inferenziale, no? Faceva zero errori. Oppure un altro paziente molto studiato, JB, che faceva zero errori in un compito differenziale di valutazione della vicinanza o lontananza semantica tra parole, mentre quando il compito riguardava oggetti faceva il 56% di errori. Un caso paradigmatico, e anche questo molto studiato, quello di HJA, che sapeva definire perfettamente tutte le parole che gli venivano presentati, comprese le loro proprietà percettive. Prendete questa definizione di Duck. Duck ha due significati. Il secondo significato è il verbo, il cui significa abbassarsi così per schivare un ostacolo che arriva. Due significati. Primo è la versione nominale. Allora, un'anatra è un uccello acquatico che è capace di nuotare, volare e camminare. Può essere selvatico oppure addomesticato per avere le uova, eccetera, eccetera, eccetera. Non comprese appunto proprietà come l'ampiezza delle ali, il peso e via dicendo. Questa stessa persona, se gli si faceva vedere la fotografia di un'anatra, non la sapeva riconoscere, non la sapeva denominare. Cioè, questo cos'è? Questo è veramente impressionante. Tra l'altro, questo particolare paziente aveva delle buone prestazioni di applicazione, cioè se gli si dava la parola, lui era in grado di associare l'immagine giusta a quella parola. Se gli si dava la parola duck, lui recuperava l'immagine giusta, perché non sapeva fare, era andare dall'immagine alla parola. Sapeva anche produrre disegni di animali e oggetti di cui era stato presentato il nome. Invece, appunto, non era in grado di recuperare il nome di oggetti anche molto familiari. In un compito di denominazione visiva aveva nominato correttamente solo 23 oggetti comuni su 44, e in tutti i casi i tempi di risposta erano stati molto lunghi, tra 20 e 40 secondi. 20 e 40 secondi è un'eternità per compiti di questo genere. Quello che HJA fa vedere con una certa evidenza è anche che la competenza, per quello di competenza referenziale, è un concetto troppo grossolano. In realtà ci sono due aspetti distinti della competenza referenziale, distinti e dissociati. C'è la capacità di denominare oggetti, cioè dall'oggetto immagine alla parola, e la capacità di scegliere o produrre un oggetto o di disegnare un oggetto a partire da una parola, cioè la direzione dalla parola all'oggetto. E HJA aveva pienamente la seconda capacità, mentre la prima l'aveva persa. Bisogna aggiungere che il danneggiamento selettivo della competenza referenziale è stato osservato in tutte le modalità, cioè in modalità visiva, che sono gli esempi che abbiamo visto finora, ma anche in modalità tattile, no? Denominare gli oggetti toccandoli, in modalità acustica, i suoni caratteristici, che ne so, di un ruscello, delle campane, eccetera. A sentire il suono delle campane, che cosa sono questo? Boh, non si sa. Naturalmente la stessa persona sapeva perfettamente descrivere una campana e anche caratterizzare il suono delle campane, la parola.
stato anche osservato in modalità olfattiva gli odori caratteristici di questo e di quello, e anche in tutte le modalità insieme, cioè persone che sono preferenzialmente deficitarie in tutte le modalità contemporaneamente. L'immagine che viene fuori, molto semplificata, è questa qui che è tratta da un mio libro. Voi dovete vedervela così. La competenza, si vede, la competenza inferenziale muove per esempio da una parola, o meglio dalla immagine acustica di una parola, percorre una rete qua dentro e esce fuori per esempio con un'immagine articolatoria, che è la base per pronunciare una certa parola. Per esempio qui dentro, qui viene proposta una definizione, la definizione viene elaborata qui dentro e qui viene restituita, restituito il termine, quella definizione costituisce appunto la definizione. Oppure invece potete vedere la competenza referenziale funzionare in questo modo: si parte sempre di qui, si passa qui dentro e poi si va a finire per esempio a un'immagine, se il compito che viene proposto è quello di scegliere l'immagine che corrisponde ad una certa parola che viene fatta sentire. Se invece la parola viene presentata graficamente, allora si parte da quassù, dove c'è il lessico grafico, cioè ci sono le tracce lessiche dei grafici, si va di nuovo qua, eccetera. Quindi sono due circuiti, due percorsi diversi. Notate che per motivare bene questa immagine pur semplificata che vi ho fatto vedere, bisogna tenere a mente che molti casi, l'analisi di molti casi suggerisce che il riconoscimento di oggetti sia una cosa e la denominazione sia un'altra. In particolare il riconoscimento di oggetti è una fase o un sottomodulo della denominazione vera e propria, cioè del recupero della parola associata ad un oggetto. Ci sono pazienti che di fronte a un'immagine mostrano di sapere benissimo di che cosa si tratta, no? Gli fanno vedere l'immagine di un uomo di neve, di un pupazzo di neve. Loro in vario modo mi fanno capire che sanno che cos'è quella cosa lì, fanno col mimo per esempio, ma non riescono assolutamente a recuperare la parola snob, il termine uomo di neve. E questa è una buona ragione per distinguere, come molti filosofi sono tanti a fare, tra la realizzazione neurocerebrale delle parole, cioè appunto le parole della testa, no? Le tracce di configurazioni acustiche, articolatorie, grafiche, motorie, eccetera, cosiddetti lessici periferici, cioè quelli che i neuropsicologi chiamano lessici periferici, e i concetti, cioè le unità del lessico semantico. Questo non ci dice che cosa sono i concetti, ci dice soltanto che non sono realizzazioni mentali di unità di una lingua parola, di una lingua naturale, cioè i concetti non sono parole, per esempio italiane, nel cervello. Casi particolarmente, che io trovo particolarmente suggestivi e anche impressionanti, volendo, sono i casi delle strategie compensative di persone che avevano perso la competenza inferenziale, ma avevano conservato una buona competenza referenziale. Come per esempio un paziente descritto abbastanza recentemente, nel 2004, che se gli davate una definizione non arrivava alla parola corrispondente alla definizione, però disegnava l'oggetto descritto nella definizione e poi a partire dal suo disegno lo denominava. Quindi sfruttava le sue capacità di applicazione e di denominazione che aveva conservato per svolgere indirettamente quello che era un compito inferenziale, cioè dalla definizione alla parola, che lui non sapeva più una cosa. Un paziente studiatissimo, forse più studiato in Germania, un paziente della fine del XIX secolo, John Voigt, in una certa fase della sua lunga e intricata storia, aveva una competenza inferenziale praticamente nulla per quanto riguardava limitata le proprietà percettive. Per esempio non era in grado di rispondere a domande come qual è il colore delle foglie o che gusto ha lo zucchero. Però per rispondere alla domanda qual è il colore delle foglie, andava alla finestra, guardava le foglie e rispondeva, no? E per rispondere alla domanda qual è il gusto dello zucchero, assaggiava una zolletta di zucchero e poi sapeva rispondere. Ora, stando così le cose, vale a dire, essendo questi più o meno i risultati della ricerca sui cosiddetti casi singoli, della ricerca
ricerca neuropsicologica classica, viene da domandarsi ma e se l'esecuzione di compiti inferenziali, ovvero referenziali, comportasse l'attivazione di aree cerebrali distinte, pattern di attivazione diversi in un caso o nell'altro, cosa succede nel cervello quando viene svolto un compito inferenziale rispetto a quando viene svolto un compito referenziale? E questo è quello che ci siamo proposti di fare con un gruppo del San Raffaele, che ha iniziato la ricerca nell'ormai lontano 2004 e è giunto a pubblicare i risultati sperimentali soltanto l'anno scorso, arrivando in ritardo rispetto ad un gruppo di San Diego che invece ha pubblicato dei risultati molto pertinenti partendo da un problema completamente diverso, cioè loro avevano trovato che nella letteratura in generale neuropsicologica non si distingueva tra denominazione di figure e denominazione da definizione, cioè si faceva come sempre di denominazione si trattasse, sia che lo stimolo fosse una definizione verbale, sia che fosse un'immagine. Mentre non era detto che i due compiti fossero identici o anche solo simili in termini di attivazione, e allora questo gruppo di Sara Tomaszewski Farias e altri hanno analizzato 20 soggetti a cui erano sottoposti due tipi di compiti e hanno trovato che in effetti i pattern di attivazione erano diversi e dicono in conclusione del loro articolo che la denominazione da definizione produce attivazione più diffusa del lobo temporale rispetto alla denominazione di figure. Nella denominazione da definizione l'attivazione include anche le regioni temporali anteriori più spesso di quanto avvenga nel caso della denominazione di figure. Va bene, era un inizio. No? Parentesi, cosa sappiamo della localizzazione della competenza linguistica in generale? Fino a abbastanza poco tempo fa c'era questa immagine per cui due aree, dette rispettivamente di Broca e di Verri, che erano coinvolte nell'elaborazione del linguaggio, una, quella di Broca, era specializzata in grammatica, specializzata nell'analisi grammaticale, l'altra, quella di Verri, che era specializzata in semantica. Questa immagine oggi è quasi completamente abbandonata. Lo stato della questione è rappresentato piuttosto da questa immagine, dove vedete soltanto per quel che riguarda i compiti semantici quante sono le aree non solo dell'emisfero sinistro che sono attive, c'è un'area molto importante dell'emisfero destro che sono attive nell'elaborazione semantica del linguaggio. Quella che viene qui rappresentata è la cosiddetta area semantica comune, cioè l'insieme di aree che sono attivate in quasi tutti i compiti semantici, più o meno, no? Dove è più rosso sono più attivate in più compiti, dove è più rosa sono meno attivate. Allora, scusate, l'esperimento di San Diego, quello del 2005, confrontava un compito differenziale, denominazione da definizione, con un compito referenziale. Noi abbiamo provato a vedere se c'era una differenza tra i compiti inferenziali in quanto tali e i compiti referenziali in quanto tali, e l'abbiamo fatto in un modo discutibile, ma che qualche risultato lo dà, e cioè prendiamo due compiti inferenziali, vediamo qual è l'attivazione comune ai due compiti, prendiamo due compiti referenziali, vediamo qual è l'attivazione comune a quei due compiti, facciamo la differenza e vediamo cosa c'è di specificamente inferenziale versus specificamente referenziali. Le differenze non sono molto grandi, ma ci sono, c'è un'area di attivazione comune ai due tipi di prestazione, un'area diffusa nei due emisferi, destro e sinistro, che grosso modo coincide con quello che abbiamo visto prima, la rete semantica comune, e poi in aggiunta i compiti inferenziali attivano quelle due aree che vedete in giallo, spero che le vediate in giallo nella figura. Sotto ciascuna area c'è la rilevazione dello stato di attivazione determinato da ciascuno dei quattro compiti. Come vedete i compiti inferenziali determinano uno stato di attivazione molto alto, e i compiti referenziali al contrario, alcuni determinano anche inibizioni. Queste sono le aree specificamente inferenziali. L'area specificamente referenziale è quella lì, il giro fusiforme, destro. Un'area localizzata a destra che è significativamente molto meno attivo nei compiti differenziali. Quindi questo risultato di neuroimmagine
corrobora in una certa misura i risultati della ricerca neuropsicologica. Sui deficit si dice che la distinzione tra processi inferenziali e processi referenziali è in qualche modo realizzata a livello cerebrale, che i due tipi di prestazione danno luogo a pattern di attivazione largamente coincidenti e tuttavia in parte diversi, e che, come ci si può aspettare, i processi inferenziali attivano aree più tipicamente linguistiche, tra virgolette, mentre i processi referenziali coinvolgono un'area che viene chiamata visuo-semantica. Adesso ci stiamo occupando di un'altra cosa insieme al gruppo di Torino, cioè di vedere se questa attivazione visuo-semantica, che in parte è presente anche in compiti puramente inferenziali, c'entra col carico visivo degli stimoli linguistici. Che cosa intendiamo per questo? Prendete queste due definizioni. L'animale che è simbolo di stupidità femminile è l'oca. L'animale da cortile bianco col collo lungo e il becco giallo è sempre l'oca. Ma la prima definizione è visivamente poco carica, la seconda definizione è visivamente molto carica. Qui in entrambi i casi il bersaglio, il target, è visivamente carico. Se vi dico oca, subito vi immaginate qualcosa, no? Vedete un'oca, ma lo si può fare anche con dei target che sono visivamente scarichi. Dire deliberatamente il falso e dire una bugia, a Pinocchio si allungava il naso quando diceva una bugia. Prima definizione è scarica, la seconda definizione è carica. Se venisse fuori che in qualche modo l'attivazione delle aree visuo-semantiche è del tutto indipendente dal carico visivo, allora questo porterebbe acqua al mulino di un certo modello o paradigma oggi molto popolare chiamato visuomotorio, sensomotorio, perché in questo paradigma appunto si sostiene che ogni processo di comprensione del linguaggio comporta l'attivazione di aree visive e aree motorie. Se invece dipendesse dal carico visivo appunto dello stimolo, allora il discorso sarebbe diverso. Finisco accennando molto rapidamente a dei risvolti clinici di questa faccenda della competenza lessicale. Ci sono dei pazienti affetti da epilessia temporale grave, non trattabile farmacologicamente, che devono essere operati, cioè devono essere sottoposti alla resezione di alcune porzioni del lobo temporale e dell'ippocampo. Questo intervento viene, organizzato sulla base di una mappatura delle aree più coinvolte nell'elaborazione linguistica, cioè si inibiscono in maniera selettiva certe aree, certe porzioni del lobo temporale e si chiede al paziente di svolgere certi compiti linguistici, e questo dà indicazioni al chirurgo se i pazienti possono stesso svolgere quei compiti linguistici, allora quei pezzi di cervello si possono spostare. Invece risulta che senza quelle aree inibite i compiti non si possono svolgere, allora l'intervento di resezione risparmia quelle regioni. Allora, che cosa succedeva? Che i test venivano fatti esclusivamente su compiti di denominazione visiva, cioè si facevano vedere delle figure e si chiedeva al paziente di denominare la figura. Se riusciva a denominarla, allora voleva dire che quell'area di vita non era importante, si poteva toglierla; se invece non riusciva a denominarla, veniva risparmiata. Poi però si è trovato che questi pazienti così operati in base a questa mappatura erano in effetti capaci di denominazione, conservavano la capacità di denominazione, ma purtroppo avevano una notevole difficoltà nel recuperare le parole in situazioni di conversazione quotidiana in cui non c'erano stimoli visivi. In altre parole, l'intervento aveva danneggiato la loro competenza inferenziale. E questo si vedeva poi anche nei contesti sperimentali. Se i pazienti erano valutati con compiti differenti dalla denominazione di immagini, come per esempio compiti inferenziali. È stato fatto uno studio su 20 pazienti epilettici candidati alla resezione temporale. In questo studio si è usato sia il tradizionale test di denominazione visiva, sia un test differenziale di denominazione da definizione, e i risultati confermano che la stimolazione delle aree temporali posteriori danneggia la denominazione, mentre
la denominazione della definizione viene danneggiata sia dall'inibizione delle aree posteriori, sia soprattutto dall'inibizione delle aree anteriori, sempre del giro temporale. Quindi, come vedete, la cosa ha anche utilità. Certi errori che si facevano in passato si possono evitare. Vi ringrazio per l'attenzione.